Siamo con Caccavale, autore di una tripletta molto importante per i Black Angels, l'ultima giornata del girone, vittoria che vi dà morale in vista delle fasi finali. Sì, sì, è la seconda in tre partite, abbiamo preso una brutta avviata la scorsa, però oggi siamo ritornati compatti e abbiamo ritrovato un pochino il nostro ritmo. Siamo riusciti a giocare anche senza due assenze pesanti, quindi Achille avanti e Pirozzi in difesa. Però comunque stiamo ritrovando un pochino la continuità dei misti playoff e speriamo di andare bene. Ecco, nonostante appunto assenze, oggi però molta velocità in avanti, molte volte si trovati solo davanti al portiere. Sì. Avete avuto insomma un gioco forse ritrovato che vi mancava nelle ultime fasi? Un bel gioco, palla a terra, siamo riusciti anche sia con i rinvii sia palla a terra a fare quello che volevamo fare. Siamo riusciti a trovarci, cosa normalmente non ci riesce sempre. E speriamo di continuare così pure per i playoff, perché se portiamo la stessa squadra o più o meno lo stesso gioco possiamo andare avanti. Ultima domanda, il primo dei migliori in campo lo giocavi con Capuano, che negli ultimi ultimi 10 minuti ha fatto veramente una grande prestazione. Può essere diciamo un vantaggio avere una porta che si spera così efficace? Sì, guarda, quando adesso è tornato Capuano, che ha avuto un pochino di problemi con l'università, non è riuscito a venire. Ora c'ha anche i nuovi guanti, abbiamo arrivato al compleanno, quindi si sente Alisson, speriamo di continuare così.